Negli ultimi 10 anni la tecnica dell'arrampicare è stata rivoluzionata. Oggi gli scalatori impiegano molto meno tempo ad arrivare sulle stesse cime che furono conquistate 20-30 anni fa. La tecnica odierna consiste nell'arrampicare il più possibile senza mezzi artificiali. Quando questi saranno usati, non si ricorrerà più alla corda, ma alla staffa, una scaletta di nylon e di alluminio. Nell'arrampicata libera ciò che conta soprattutto è il perfetto equilibrio fra lo stile, la forza fisica, la prontezza dei riflessi e l'assoluta precisione dei movimenti. Qui non c'è posto per gli errori. Un errore, anche se minimo, significa cadere e morire. Ogni scalatore ha la sua tecnica individuale, affinata attraverso anni d'esperienza. Ogni scalatore ha una diversa valutazione delle difficoltà della parete, anche se si sono dati dei gradi che stabiliscono più che la pendenza la difficoltà dell'impresa. Questo che vediamo è un passaggio dal quarto al quinto grado. E questo è già un passaggio di quinto grado. La roccia è più friabile, gli appigli più precari. Solo su un terrazzino, su una sporgenza della parete, si potrà riprendere fiato. C'è invece chi rimane ai piedi della montagna. Per ora non può affrontare la parete che con il binocolo. Il turista si limita a seguire con ansia le condizioni del tempo. Se una nube avvolge la montagna, si sentirà così più vicino allo scalatore solitario che vorrebbe imitare. Questo è un camino. L'analogia è evidente. Scalatore solitario, la corda viene utilizzata soltanto per un forzato ritorno o per assicurarsi in parete in caso di difficoltà. Davanti ai ghiacciai eterni della Marmolada, la regina delle Dolomiti, lo scalatore si accinge ora ad attaccare il sesto grado. I movimenti si fanno più cauti, l'attenzione più acuta.
Non è esagerato dire che un sesto senso si mette in movimento, perché tutto è teso, tutto fa parte d'un'unica forza individuale. Le mani, i piedi, la prudenza, la calma, sono ancora questi gli elementi indispensabili. Siamo arrivati al limite delle possibilità umane, quello che si chiama sesto grado superiore. A questo punto bisogna dar mano alla piccola officina di mezzi artificiali che ci si è portati dietro: chiodi, martello, moschettoni e staffe. Una parete inclinata all'indietro è, in termine alpinistico, un tetto. È la massima difficoltà che uno scalatore possa affrontare. Per superare il tetto si ricorre alle staffe, che saranno man mano recuperate e riutilizzate più in alto. Ha vinto anche questa volta. È salito da solo, con le mani e coi piedi finché ha potuto. Poi ha lavorato come un operaio. Ha piantato chiodi, ha agganciato moschettoni, ha assicurato staffe. Con meticolosa attenzione, con precisione cronometrica, è salito rapido e sicuro. Adesso è soddisfatto. Ha aperto una nuova strada per chi lo vorrà seguire. Per sé ha acquistato una nuova esperienza. Sulla cima egli sistema i suoi attrezzi con estrema cura, perché sa che da essi dipende la sua sicurezza, la sua vita. Il mito della montagna è bello,
e suggestiva è la retorica delle vette inviolate, ma solo il paziente lavoro riesce a portare sulla cima chi è coraggioso per natura e prudente per vocazione.